Milano, siamo alla vigilia della prima partita ufficiale del Tutto Cuoio, si comincia in Coppa Italia con Sasso Marconi e la domanda è d'obbligo: come sta la squadra in vista del primo impegno ufficiale? Ma la squadra è in crescita, ovviamente di condizione fisica, perché è chiaro, dopo 3 settimane quasi di lavoro, oggettivamente la squadra da un punto di vista fisico risulta migliore, anche perché appunto dopo i primi giorni, tanta stanchezza, tantissimo caldo che ha influenzato molto, quindi poi la squadra da un punto di vista fisico, diciamo, è in crescita. Questo ha fatto sì, secondo me, questa maggiore brillantezza che è coincisa con la crescita anche tecnica della squadra. Vuoi perché comunque abbiamo iniziato un po' a conoscerci un po' tutti, sia tra giocatori e giocatori, sia tra giocatori e allenatore rispetto alle richieste fatte da me. E quindi la squadra è in crescita rispetto all'inizio. Devo dire che specialmente in questi ultimi settimana sono molto soddisfatto e quindi reputo questa la base per poi partire, e la partenza è presto fatta, perché appunto domenica andiamo a Sasso Marconi in un incontro a cui io do una grandissima importanza, sia per la competizione in se stessa, ma anche perché ci deve dare, come dire, i primi segnali di una squadra che vuol far bene, che si vuol mostrare con tutte le sue qualità. Quindi non c'è cosa migliore che la prima partita ufficiale contro, vabbè, una squadra che anche loro vengono alla preparazione, quindi diciamo che è un test molto attendibile, quello di Coppa Italia. Quindi io sono già pronto e proiettato verso questa gara, al di là dell'amichevole che faremo anche in settimana, ma credo che già nella mia testa c'è questa gara. Ho già visto qualche immagine del Sasso Marconi per rendermi conto proprio di cosa possiamo trovare domenica e soprattutto cosa dobbiamo e possiamo fare noi in questo momento dell'anno, ma anche in vista poi dell'inizio del campionato. Ecco, mister, l'ha accennato lei, chiaramente la priorità va al campionato, ma la Coppa Italia è un test più che probante in vista appunto della stagione regolare. Che Tutto Cuoio tatticamente vedremo domenica con il Sasso Marconi? Ma non si discosterà molto da quello che più o meno abbiamo fatto in questa prima infarinatura di questo ritiro. C'è un Tutto Cuoio sostanzialmente con una difesa a 4 e 3 centrocampisti e 3 giocatori d'attacco per il momento. Naturalmente tutto questo è in divenire, anche perché abbiamo fatto anche degli acquisti ulteriori che ci possono dare anche la possibilità di cambiare il modo di stare in campo, che secondo me è importante, come dire, funge da supporto, da comunque un'identità alla squadra. Però credo che poi la cosa più importante sia l'atteggiamento, l'attitudine, lo spirito della squadra, specialmente in queste categorie. E quindi d'accordo tutta la parte tattica, acquisti che ci danno anche la possibilità di cambiare qualcosa in corsa o da partita a partita o durante la partita stessa, ma soprattutto ormai dopo qualche anno che, insomma, vedendo questi campionati anche dei gironi diversi, credo che la cosa più importante sia l'attitudine, la resilienza della squadra, la capacità di partita in partita comunque di confermare di avere un buon rendimento, perché poi la parte tattica sì, ma poi gli episodi e il modo di stare in campo farà veramente la differenza in questa Serie D. Ecco, questa è l'ultima domanda, tornando sulla preparazione, una preparazione che è andata discretamente anche dal punto di vista proprio fisico degli infortuni. C'è una squadra che non ha, a parte qualche acciacco, diciamo, normale, di normale amministrazione, ha praticamente quasi tutti gli uomini a disposizione. Sì, da questo punto di vista siamo stati anche fortunati, non è che non ci abbiamo particolari meriti. E i ragazzi sono allenati bene, chiaramente con degli acciacchi fisiologici, vesciche piuttosto che affaticamenti, piuttosto che mezza giornata di riposo, che sono assolutamente normali in ritiro. E quello di buono che c'è stato è che veramente grossi problemi non abbiamo avuto, e quindi ci ha permesso anche appunto tra qualche mezza giornata di riposo di comunque lavorare con continuità ed essere già, insomma, per il punto, che il momento che siamo dell'anno, insomma, in una, diciamo, accettabile, ecco, condizione fisica, direi solo accettabile, perché ancora ci sarà tanto da fare. Perfetto, grazie.